Ragazzi, è finita, passato Natale. Siete sopravvissuti, ne siete usciti indenni anche da quest'anno? Fatemi sapere, scrivetemi nei commenti. Dunque, oggi è il 26 di dicembre del 2019. Ci sono regole non scritte che dicono che nei podcast non si debba mai dire la data, perché uno lo ascolta un po' quando vuole. Beh, in questo caso non ne sono proprio convinto, perché stanno uscendo praticamente delle puntate quasi tutti i giorni, quindi è bello avere anche il calendario di quando sono uscite. E oggi, nella puntata di oggi, volevo chiacchierare un attimo su un aspetto, un regalo che a me piace sempre fare. Piace più farlo. Tante volte è più bello fare il regalo che riceverlo. Devo dire che però quest'anno ho ricevuto cose utili. Ogni tanto ci vuole anche un regalo inutile, comunque. E, quest'oggi voglio parlare dei libri. A me piace un sacco regalare i libri, perché cerco di pensare a un libro per ogni persona a cui lo regalo, quindi che ci sia una certa... E mi piace riceverle anche. Il libro è una cosa abbastanza personale, difficile andare a beccare i gusti, uno ci si prova, poi un libro rimane lì per sempre. Negli ultimi anni, però, i libri non sono solo più cartacei, sono anche digitali. E io devo dire che ho trovato, mi sono comprato quasi 2 anni fa ormai, se non mi ricordo male. Mi sono comprato Kindle. Kindle, che è questo e-reader che mi era stato anche consigliato da bibliotecari, inteso come biblioteche civiche. È veramente comodo perché, essendo illuminato, è facile anche leggere di notte. Non so, ti svegli il mattino presto, non c'è ancora la luce. Io dormo in mansarda, quindi mi sveglio con la luce del sole, mi addormento di sera col buio, ed è veramente figo. Acquistando anche Alexa, quindi entrando nel fantastico, qua c'è il mio amico Andrea che mi picchierà perché dice che parlo troppo di Amazon, però non è Amazon in sé di cui voglio parlare, è il sistema. Avendo acquistato anche Alexa, sull'app c'è una cosa bellissima, che se tu compri un libro sull'e-reader, quindi su Kindle, Alexa, se vuole, te lo legge. In più, tra l'altro, te lo legge abbastanza bene, cioè, nel senso, ci sono delle intonazioni, si sbaglia qualche accento, però rispetto ai lettori di una volta, guardate, io ho sempre utilizzato lettori, utilizzavo un programma che utilizzo tuttora, un programma che si chiama Balabolka, che è anche quello che uso poi per far parlare Deborah. E questo programma mi legge i libri, però ogni tanto si sbarella sulle. Invece Alexa lo legge abbastanza bene. Alexa, tra l'altro, lo si può installare anche sul cellulare. E quindi, se sono in macchina, se sono da qualche parte con le cuffiette, eccetera, posso ascoltarmi il libro, il che mi fa sì che riesco a immagazzinare molte più informazioni. Certo, devo rimanere un po' come dire, collegato, eccetera, però contando che ancora adesso io ascolto tantissimi podcast. E tante volte mi faccio il mix io, cioè ci metto la musica di sottofondo, piano, una musica rilassante e poi la voce che parla sopra. Però con questo sistema posso ascoltarmelo in macchina, eccetera, e mi acquisto molti più libri. In realtà, detto che quando non posso ascoltare, me li leggo con l'e-reader e quindi ce l'ho sempre disponibile. Ma il fascino del libro cartaceo è ancora un'altra cosa, perché è bello possederlo. Guardate, a me è successo anche di leggere dei libri sull'e-reader e poi acquistarlo in formato cartaceo, perché mi piace averli.
Voi cosa ne pensate di queste cose qua? Cioè, partendo appunto dal presupposto che il Natale è un bel momento per regalare libri, io ne ho regalati quest'anno, per esempio, come succede tutti gli anni, credo. Fatemi sapere, i reader contro cartaceo. Libro e-reader contro cartaceo, libro elettronico contro cartaceo. Cosa ne pensi contro? In questo momento io sono per. Mi leggo l'elettronico, se mi piace mi compro il cartaceo. Anche perché riesco a leggerlo di più. È vero anche che col cartaceo te lo puoi sfogliare più facilmente sull'e-reader. Una volta finito, un po' una roba a consumo quasi. Difficile da se... Beh, è vero che è più facile andare a trovare le parole, le frasi, magari perché c'è la ricerca, però sfogliarlo, eccetera, è un'altra storia. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se siete sopravvissuti a Natale, fatemi sapere. Tra l'altro è partito il countdown su Ma Capodanno, cosa fai tu? Vi ricordo che per partecipare alla community basta entrare sul gruppo direttamente da Discuti su telegram.me/wearethenet, oppure entrate su wearethenet.it, sotto ogni post c'è il link al canale di Telegram, e poi cliccate su Discuti, finite direttamente in community, o se preferite più direttamente. Comunque tutto è in descrizione. Potete fare https://fabio.media/community ed entrate direttamente nel gruppo. Poi potete ascoltarmi su Spotify, potete ascoltarmi su iTunes, TuneIn, un po' dappertutto. Chi è già in community, nella community, ha direttamente il play. E quindi può fare play su una delle puntate, e da lì si ascolta tutto il resto, uno dopo l'altro, più i commenti se vuole. E questo è il di più di entrare su Telegram, nella mia community, dove ovviamente venite anche aggiornati di tutte le cose che riguardano il mio mondo. Vi ringrazio anche oggi per avermi ascoltato anche in questo giorno di festa, quando lo farete va bene, e vi auguro un buon Santo Stefano. Alla prossima!